Ciao MTV, benvenuta a casa mia. Ciao MTV, benvenuta a casa mia. Ciao MTV. Vi sono mancate le collezioni più stravaganti, le cabine armadio più cool, le camere da letto più segrete delle vostre celebrities preferite? Ah, però! Buongiorno MTV. Buongiorno MTV. Buongiorno. Ciao MTV, benvenuta. Ciao MTV. Ma che ci fai qui? MTV Cribs Italia ha di nuovo le chiavi delle loro case. E non solo. Personaggi dello spettacolo, dei social, della musica e dello sport sono pronti ad aprire ogni porta. Ciao MTV. Anta il cassetto della loro crib. Questa è la nostra casa mobile. Entriamo nei rifugi segreti delle star più amate. Cara MTV, anche tu sei entrata nel mondo di Rocco. Questa è la roba di lusso, J-Ax ad MTV Crib. Oggi siamo volati a Budapest per visitare la casa e la grande e rinomata Academy di Rocco Siffredi. Mito del cinema a luci rosse da decenni, Rocco ha da tempo trovato la sua collocazione di vita e di lavoro nella capitale ungherese. Qui ha costruito una solida famiglia e ha fatto evolvere il suo lavoro di attore in una florida attività imprenditoriale. Scopriamo il Rocco's World! Ciao MTV, benvenuta a casa mia! Oggi ti faccio vedere delle cose che tu non puoi immaginare. Anzi, sono convinto che non puoi immaginare. Ma non sarò da solo. Con me c'è anche mio figlio Leonardo. Buongiorno, ecco Leo. MTV, come va? MTV, oggi ti facciamo vedere tutto. Oh, quasi tutto. Non ti allargare. Dai. E allora non perdiamo tempo. Non vedo l'ora di vederle. MTV, carbonara, spaghetti alle vongole, matriciana, lasagna. Qua, chi la fa sta roba qua se non la faccio io? Anzi, ti dirò. Dai, MTV, qui papà ci sta per arredo. Ma forse la pasta in bianco riesce a fare. Io sono bravo a fare la pasta al tonno. È il primo piatto che ho fatto a tua madre. MTV, giro il mondo, dove vado vado, ma adeguo, ma il caffè no. Il caffè deve essere rigorosamente pranzo o colazione la mattina, e pranzo una di queste e una di queste, eccolo qua, piena da solo e rigorosamente con lo scaldatazzine. Se la tazza è fredda, per me è come prendere lo shopping, è come capito, no? Credo di aver capito. Andiamo avanti. MTV qui per il frigo, penso che non è veramente cosa mia, ma lui è molto bravo. Vai Leo, fagli vedere un po'. La cassaforte della casa prevede principalmente il pollo ancora da marinare. Poi per me tutte le mattine, ma anche per papà, le uova. Qui almeno una decina se ne vanno ogni giorno. Ognuno per motivi diversi.
Questo è il posto dove noi, io con mio fratello specialmente, ma anche con amici, facevamo le gare di tuffi. Ma la cosa bella è lui e il fratello. Papà, dici il salto che dobbiamo fare. MTV, tu devi sapere che io dovevo inventarmi ogni volta una nuova posizione. La posizione della scimmia, e loro se la dovevano inventare. La posizione del gabbiano, del coniglio, e facevano tutte le cose più strane. Prossimo tuffo, posizione della M di MTV. Ai, 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 MTV, tu non ci crederai quello che ti sto per far vedere, ma guarda un po' qua. Ecco. Questi sono tutti i miei accessori, ma tutti che utilizzavo per riabilitare un po' questo corpo distrutto. Tu mi dirai, come te lo sei distrutto? Non come pensi tu, bensì con le moto. E devo dire che usavo tutto. Se hai dei problemi alle spalle, vieni, ci penso io a te. Guarda a te, sembra incredibile come sei piccolo là. La MTV, una delle cose che ci piace fare ogni tanto è riguardare i video vecchi nostri che ci riprendeva sempre papà. Per fortuna che ci riprendeva papà, perché sennò stavamo a guardare chissà che adesso, vero? Poi purtroppo è successo un piccolo particolare. Non entrava più nel kart. E c'era due possibilità, o cambiamo le regole di kart, o cambiamo sport. O cambiamo sport. Una volta che siamo andati a Roma, spesso andavamo al Vaticano, perché comunque mi piaceva, era un posto che... Io un po' di meno, però tu, diciamo, con tua madre. Ti avevo pure chiesto di comprarla. Si può comprare il Vaticano. Sono andato a pregare per non crescere più, non ha funzionato. Vieni MTV, ti porto nella mia sala giochi. Qui sei esattamente nel core della passione mia e dei miei figli, perché le moto tutta la vita, c'è stato un periodo che in questo garage c'erano 50 mezzi. Un vero e proprio motorhome. Questo è il remake della mitica Tenere 600. Questa era sempre stata la mia moto da corsa. La mia preferita questa. MTV, ti faccio vedere la mia moto da strada. Questo è un modello da pista, ma ha un optional in particolare, canta anche. Cara MTV, come vedi, le moto sono il nostro DNA. Tutto è brandizzato, Siffredi Team, Siffredi Team, Siffredi Team e Siffredi Team, fino alla fine. Pochissime persone conoscono questo ambiente qui, tanti pensano a me, dicono Rocco, chissà che combina nella vita privata quando non lavora. Ecco che combino, sto qua, gioco. Da bambino avevo 6 anni e sognavo sempre di volare, andavo a dormire e volevo andare a dormire perché dicevo a mia madre, tanto volerò, prima o poi ce la faccio, che poi ho correlato alla scelta di vita e ho volato tutta la vita, come sai, lo sai, perché ho volato. Questo è, vedi, Pilot Rocco, perché mi piaceva molto giocare sul fattore dell'essere io a portarlo. Adesso tu ti chiederai, ma allora Siffredi, tu porti questi perché effettivamente hai paura di quelli veri? No, ho preso anche il brevetto di volo con l'R22. Robinson a carburatori biposto, l'ho preso a Roma all'Urbe. Devi sapere che mia moglie ogni anno al compleanno mi regalava uno di questi nuovi.
ogni anno, cioè lui non si sbagliava mai. Per i regali di compleanno, meglio andare sul sicuro. MTV, ma l'hai preso il biglietto? Guarda che questo è il museo di casa mia che in pochi hanno visto e te lo lascio vedere a te, dai. So, tu sicuramente ti soffermerai su quelli fallici, che sono divertenti. Terry Richardson, grandissimo fotografo che è venuto a Budapest, esperienza fantastica. L'incontro con Califano, il grandissimo Califano, un cantante che mi ha fatto impazzire. Ma perché tutte queste scimmie? Le scimmie sono ricorrenti nella mia vita, sempre. Adoro le scimmie. E poi guarda che esclusiva che ho. Questo è il mio omero, me lo sono portato a casa. Ecco l'altro, destra e sinistra. Questa è la mia spalla. Visita al museo memorabile. MTV, lo so che sei curiosa, però qui, in questa stanza qui, io adesso... no, non ti faccio entrare, almeno questa è mia. È di mia moglie, Rosetta. La camera da letto passi, ma a questo punto ci aspettiamo una sorpresa. Dopo aver conosciuto Leonardo e aver visitato in parte la sua villa, ci addentreremo nella famosa Academy. MTV, benvenuta nell'Academy di Rocco Siffredi. Che più che un set cinematografico, sembra un hangar. Dopo aver scoperto la cosiddetta cinecittà del porno, torneremo a visitare la casa della famiglia Siffredi. Per finire un tour da sogno, MTV Crips Italia torna tra poco! Rocco ci ha presentato suo figlio Leonardo, un vero sportivo appassionato come il padre di moto e attività fisica. Stiamo conoscendo un Rocco Siffredi decisamente inedito. Oltre la maschera dello showman, Rocco si sta dimostrando un padre attento e affezionato, ed è l'aspetto che ci sembra più affascinante. Mettetevi comodi, ricomincia MTV Crips Italia! MTV, benvenuta nell'Academy di Rocco Siffredi. Questo studio è lo studio più utilizzato nel porno in Europa, ma forse al mondo. La chiamano la mini cinecittà del porno. Cara MTV, questa è la location, diciamo, più rappresentativa dello studio. Io ho fatto una infinity pool. Quando ho strutturato tutta questa roba qui, mia moglie mi ha detto: tu sei proprio pazzo. Perché per spiegare a quelli che facevano la piscina le mie idee non è stato facile, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Cara MTV, a te sembra di essere in Thailandia, ma invece siamo sempre qui nel mio studio. Eh sì, perché qui bisogna convivere con il cinema, e il cinema è magia e ti porta un giorno a Budapest, un giorno a casa di Rocco, un giorno a vedere gli animali e un giorno in Thailandia in vacanza. Ma sempre qua stiamo, nello stesso studio. Il giro del mondo in una puntata diventerà sicuramente un bestseller. MTV, non farla timida, vedo che sei curiosa. Guarda un po', il mio motto: passione, umiltà, ironia. Tutto quello che insegno. Dicono che sono l'attore che ha preso più premi nella storia. Forse sì, oltre 150. Adesso te ne illustro qualcuno. Il primo awards americano, guarda un po', neanche statua, era praticamente così, un diplomino, best sexing of the year. Rocco Siffredi è silver. Tu sai chi è silver, MTV? Oh, documentati un po', eh? Aspetta che googolo. Questi sono gli AVN, questo è 2015,
Male Foreign Performer of the Year, significa il miglior performer dell'anno al mondo. Questi sono gli Hot Door, questo è addirittura del 97, miglior attore europeo. Gli awards, chiamiamoli così, più importanti in assoluto sono questi qua. Per me, i Fox, perché li davano esattamente massimo 3 anni di seguito e ho vinto il 93, il 94 e il 95. Poi mi hanno detto, sì Freddy, vattene a casa, hai rotto le scatole. L'ultimo è del 2023, quindi di quest'anno ancora si vincono premi. Questo mi fa piacere perché vuol dire che ancora abbiamo da dare e soprattutto da imparare, perché io dico, fino a quando sono curioso, fino a quando ho ancora da capire qualcosa sulle donne, non mi fermerò mai. Tu hai capito, eh? L'approccio dei migliori, non smettere mai di imparare. MTV, ma che fai? Che fai nella mia stanza privata? Sai che qui c'ho tutti i miei vestiti storici da quando ho iniziato a far porno. Guarda un po', tutto questo sono tutti i miei abiti degli anni 90. Tutta roba extreme, pantaloni rossi. Quando mi vestivo un po' eccentrico, un po' strano per darmi un po' di aria. Ah, questo guarda che figo. Italia, che poi me l'hanno firmata tutti quanti, però questo non è l'Italia di calcio, bensì l'Italia di hockey. E mi ricordo che io l'ho indossata in Polonia per fare un film, Rocco Ravish Warsaw. Devo dire che ha avuto un gran successo perché è l'unico film che ho fatto in Polonia ed è andato da paura proprio perché nelle scene avevo sempre quella maglia. Questo pantalone qua, ma ce ne sono altri 20 lì dentro, sono tutti pantaloni legati a un film, Rocco Never Die, militari. In Rocco Never Dies c'era anche un elicottero. Per un appassionato come te deve essere stato il massimo. Eh sì, ogni tanto MTV qualche sfizio me lo tolgo. C'era un modellino veramente che mi piaceva tanto, ma non riuscivo a portarlo a casa. Una sera me lo sono caricato dietro il carrello, lo tiravano, non ero sicuro di riuscirci e me lo sono portato a casa, eccolo qua. E lui, elicottero russo con il quale ho fatto Rocco Never Dies. Già che ci siamo, andiamo sull'aspetto tecnico. Ad esempio, cosa ci dici dei divani? MTV, ho visto che ti sei accorta dei divani. Sono tutti uguali, sì, colore diverso, per ambienti diversi, per situazione diversa, ma uguali. Perché? Perché è importantissimo. Ma chi lo fa sul letto? Noi lo facciamo sul divano. No al binge watching sul divano, sì al... Ci siamo capiti! E il divano deve essere fatto come si deve, e cioè rigido. Ti siedi, non si deve affondare, perché tu devi valorizzare la persona che c'è sopra. Poi la distanza è importante, lo schienale è importante, non deve essere troppo alto perché da dietro se no non si vede, non arrivano i controluci e diventa noioso. Gli appoggi laterali ad angolo. Qui sopra ci vai alla grande, ci metti in mille posizioni, non posso farti vedere altro perché non ho proprio quell'attitudine lì, io sono dall'altro lato, ma qui su questi divani è fantastico. Cara MTV, ma tu non ci credi, cioè mi vedi così, ma in realtà io sono un grande designer. Mi diverto anche a fare questi giochini qua. Questo si chiama The Bridge, l'ho fatto io. E sul bridge ti ci diverti, vedi? Entri, adesso io voglio solo farti vedere alcune delle position molto divertenti, ma soprattutto extremely fun, su cui potersi togliere tutte le soddisfazioni e poi si passa agli appoggi quando uno è un po' più stanchino. The Bridge, non lo dimenticare. Segnato, The Bridge. MTV, come tu sai, come tu fai, bisogna sempre puntare in alto, sempre.
Vedi MTV, guarda che faccio tutto da solo, eh. Meglio solo che male accompagnati. Vieni, vieni MTV, vieni pure. No, non ti preoccupare, non t'ho portato in un magazzino vuoto, eh. Guarda un po'. Bing. Voilà. Ma quello è il divano di Casting Coach. Mi diverto oggi a rivestire le ragazze. Ma è fighissimo. Ad esempio, dei ruoli da segretaria, da maestrina. Segretaria cattivella. Mi piacciono le cose anche un po' più sexy a volte, con questi corpettini anche trasparenti. Questo qua è un capo che mi piace tanto, con l'intimo. Però anche le magliettine, ecco. Manga. Manga non mi dispiace per niente. Il manga style. Tutta una serie di accessori con gonne, pantaloncini, pelle. Mi piace anche la segretaria sexy ma classica. Qui siamo sugli evergreen, intramontabili. Qui abbiamo lingerie bianca, red, carne e non solo. Panties a volontà, black bras. Quindi tutti i reggiseni particolari. Diciamo che, ecco, bisogna sempre essere ben forniti. MTV, vieni a vedere più da vicino. Lo so che ti piace questo bancone, ma come tu sai io sono molto particolare. Mi sono fatto fare il bancone su misura da un artista italiano esattamente di Bologna. Tutto battuto da latte da riciclo. Fantastico, questo bar ha visto cose che tu neanche puoi immaginare. Perché l'hai chiamato Hard Rose? Ma sicuramente Hard Rose perché è dedicata a mia moglie, alla mia fantastica rosa. È il minimo che potevo fare, chiaro? Eh sì, hai visto bene, proprio lui, Rocco Sword, il mondo di Rocco. Qui in questo studio si trova tutto quello che mi piace. Cara MTV, anche tu sei entrata nel mondo di Rocco. Brava, bravissima. È un grande onore, ma perché non torniamo a casa di Leo? Questa è la seconda cucina di casa. Ho chiesto a mia moglie di metterci qualche attrezzo. Ma mi è sfuggito un po' di mano, perché ho esagerato, penso. Questo è uno spazio che ho sempre desiderato, ma da ragazzino, da molto più giovane di lui, io ho due passioni. Una la conosci, MTV, e l'altra è lo sport, la palestra. Mi sono detto un giorno, quando l'attività finisce, mi farò la mia palestra. Dai papà, anziché fare il figo, andiamo a fare un po' di squat che ste gambe sono andate. Dai, andiamo. Una collezione di modellini tra le più importanti del mondo. Una casa elegante e un'academy immersa nel verde dove Rocco produce e realizza i suoi film. Rocco è una vera fucina di interessi e dal ricercato gusto nel disegnare landscape e architetture. E inoltre abbiamo fatto la conoscenza di Leonardo, uno dei due figli di Rocco, uno sportivo dal fisico imponente che studia ingegneria aeronautica e ha ereditato dal padre la passione per le moto, un viaggio a Budapest che è stata una vera scoperta. Adesso basta che... Diglio tu. MTV. Ti abbiamo fatto vedere tutto, la casa, le stanze... posti privati, adesso basta. Dai, ciao.
Thank you.